enormi vincenti, e tra i più significativi ricordo la relazione illustrativa della giunta comunale, e la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, e gli indicatori attesi sul bilancio relativo al rendiconto della gestione, nonché le note informative delle società partecipate, e in ultimo la relazione del revisore dei conti del collegio di revisione, che si chiude con un giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto finanziario 2021. Grazie. Il parere dei revisori, anche in mancanza del voto, è positivo, quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire chiedo all'approvazione del primo punto, ne ha facoltà. Quindi possiamo procedere a mettere ai voti il punto, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Due astenuti e otto favorevoli. Dobbiamo mettere voti anche l'immediata esecutività del punto con le stesse modalità. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. 10 favorevoli. Possiamo passare quindi al secondo punto all'ordine del giorno. Articolo 175,8 duel, assestamento generale di bilancio. Articolo 193,2 duel, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Possono intervenire gli uffici? Sì. L'articolo 175,8 del decreto legislativo del 267/2000 impone all'organo consiliare di attuare l'assestamento generale del bilancio, ossia una verifica di tutte le poste di entrata e di uscita del bilancio di previsione 2022-2024 al fine di mantenere gli equilibri di bilancio. Nello stesso decreto legislativo, all'articolo però 193, è fatto obbligo all'organo consiliare di attuare anche con la stessa periodicità dell'assestamento anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Salvaguardia che in caso di accertamento negativo è necessario adottare contestualmente alla delibera di salvaguardia le misure necessarie per ripianare il pareggio, i provvedimenti per il ripiano di debiti fuori bilancio e le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti dubbia esigibilità nel caso in cui lo stesso fosse accantonato nel rendiconto della gestione in misura non sufficiente. Con riguardo ai debiti fuori bilancio possiamo dire che l'ente ne risulta perfettamente salvaguardato, perché tutti i debiti comunicati da diversi responsabili degli uffici hanno trovato capienza nei fondi accantonati dell'avanzo di amministrazione approvato con il punto alla precedente seduta. Con riguardo invece ai prospetti dimostrativi contabili allegati alla proposta, emerge la perfetta coerenza della gestione di competenza di cassa e dei residui rispetto ai dati inseriti nel bilancio di previsione. Tant'è vero che il totale delle entrate proiettate al 31 dicembre in termini di competenza cassa e residui sono pari a 41.849.573,70, 45.875.246,69 e 20.900.795,85, mentre le spese sempre proiettate al 31 dicembre e sempre in termini di competenza cassa e residui sono rispettivamente 37.818.899,96, 44.631.881,39 e 5.835.158,41. Con riguardo invece al risultato presunto di amministrazione, questo viene dimostrato sempre nei prospetti allegati alla proposta ed è ammonta complessivi 3.532.794,60. Ovviamente è un dato che lascia ben sperare anche in termini di permanere degli equilibri di bilancio, tant'è vero che il prospetto relativo alla salvaguardia degli equilibri fa emergere un equilibrio di parte corrente. Puoi ripetere quest'ultimo passaggio sull'avanzo?
Sì, che l'avanzo, i dati proiettati al 31 dicembre in termini di accertamenti per le entrate e impegni per le uscite lasciano prevedere un avanzo, un risultato di amministrazione per l'anno 2022 di 3.532.794,60, ma è una previsione proprio perché la norma impone di proiettare i dati alla data in cui viene elaborata la delibera di salvaguardia il 31 dicembre e dalle proiezioni elaborate emerge questo dato che risulta essere a parere dell'ufficio positivo, che è un dato teorico, però non è sicuramente un dato inventato, ecco. Con riguardo invece diceva gli equilibri di parte corrente, emerge un equilibrio di parte corrente ammontante ad euro 3.238.729,84, mentre quello in conto capitale è di 336.594,92 e l'equilibrio finale 3.575.324,76. Alla luce dei dati esposti, ecco che si propone al Consiglio l'approvazione della proposta posta all'ordine del giorno, nella considerazione che non sussiste la necessità di adottare provvedimenti rivolti all'equilibrio sia in termini di competenza, sia in termini di cassa che in termini di residui. Il parere del revisore sì, è stato espresso in favorevolmente in data 26 luglio 2022. Se c'è qualcuno che vuole intervenire sul punto, se no mettiamo i voti. Il punto numero 2, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. 8 favorevoli e 3 astenuti. Mettiamo i voti anche l'immediata esecutività. 11 favorevoli. Passiamo al terzo punto. Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020. Prego, dottor Cosciante. Sì, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020 rappresenta la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento ed è capace di sopperire alle esigenze, alle carenze informative e valutative dei bilanci dei singoli enti del gruppo, dando quindi una visione d'insieme di tutta l'attività svolta dal gruppo amministrazione pubblica, che è stato individuato con deliberazione di giunta comunale numero 267 del 16/7/2021. E con questa delibera, dicevo, è stato definito il perimetro del consolidamento del gruppo comune di Ribera, che oltre al comune in qualità di capogruppo vi sono anche le società controllate, ossia Ribera Ambiente al 100%, e le società partecipate Soggera G1 in liquidazione, SRL Auto 11 AG Ovest e Soggera Gestione Impianti Smaltimento SPA, per le quali viene detenuta rispettivamente per la Soggera G1 in liquidazione una quota di partecipazione del pari al 14,29%, mentre per l'SRL la Soggera del 15,01%. Con deliberazione di giunta sempre comunale è stato approvato lo schema del bilancio consolidato che viene allegato alla proposta e dalle risultanze allegate si evince un totale crediti nei confronti dei partecipanti ammontante a 1.070,96, le immobilizzazioni ammontano a 26.361.264,04, il totale attivo circolante invece pare a 16.165.109,66, il totale rate di sconti 19.771,66 per un totale dell'attivo di 42.547.216,32. Con riguardo invece allo stato patrimoniale consolidato emerge un totale del patrimonio netto di 26.395.090,45, un totale fondi rischi di 3.788.861,39, l'ammontare dei debiti invece pari a 9.917.267,26, totale rate di sconto 2.445.997,22. Ovviamente il totale del passivo corrisponde all'attivo ed è pari a 42.547.216,32.
Con riguardo invece al conto economico, si rileva un risultato di esercizio di euro 687.939,49. Alla proposta viene allegato, così come prescritta dalla normativa vigente, anche la relazione sulla gestione, che è comprensiva della nota integrativa, e questa relazione fornisce informazioni ovviamente sull'area del consolidamento, sui principi di consolidamento attuati e sulle operazioni preliminari al consolidamento stesso. Anche su questa proposta l'organo di revisione ha espresso parere favorevole, con giudizio positivo in data 2 agosto 2022. Grazie. Qualcuno vuole intervenire o possiamo anche votare? Chiama i voti, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Nove favorevoli e due astenuti. Mettiamo i voti anche in immediata esecutiva. 11 favorevoli. Andiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Riconoscimento ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000 della legittimità del debito fuori il bilancio di euro 57.160,66 al lordo della ritenuta di acconto del 4% a favore dell'SRR ATO numero 11 Agrigento provincia E Ovest per contributo spese generali anno 2018. Si tratta di un debito fuori bilancio che mi pare era già approdato in consiglio comunale, c'era un refuso per cui occorreva rielaborare la proposta. Si tratta delle spese generali iscritte nel bilancio dell'SRR ATO numero 11 Agrigento provincia Ovest di 109.158 che sono pronto della proposta riportata, e nella proposta fanno un disamina dei passaggi successivi che acclarano una diminuzione di questo debito per effetto di determine dirigenziali di liquidazione effettuate nel 2019 per un importo uno di 19.000, uno di 12.998 con un residuo di debito per spese generali ammontante a 77.160 e l'utilità è stata dichiarata dal servizio tecnico che ha dichiarato la congruità della spesa derivante dal bilancio d'esercizio, ripeto, del 2018 dell'SRR e le risorse presenti in atto sono sufficienti soltanto al pagamento della fattura numero 171 del 5-6-2021 che ammonta a 57.160, per cui se ne chiede il riconoscimento fermo restando che rimane un residuo di 20.000 euro all'ordo della ritenuta d'acconto del 4% che saranno poste a riconoscimento non appena le somme saranno messe a disposizione del bilancio. Il parere del revisore, segretario. Parere favorevole pure dei revisori. C'è qualcuno che vuole intervenire? Se no votiamo il punto. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. 8 favorevoli e 2 astenuti. Votiamo anche l'immediata esecutività del punto. 10 favorevoli. 10 favorevoli. Allora, abbiamo il quinto punto all'ordine del giorno che riguarda un'interpellanza presentata al consigliere Alfredo Mulè. Quindi ce l'ha, se si vuole avvicinare ce la prendiamo. Buonasera a tutti, la mia interpellanza riguardava le problematiche relative al consorzio di bonifica in quanto il commissario del consorzio con una delibera del mese di aprile aveva aumentato
le quote consortili del doppio praticamente le aveva portate a 150 euro e il costo dell'acqua a 29 euro. Avevo esortato l'amministrazione comunale di intervenire su questo e so che successivamente ci sono stati degli incontri con l'assessorato agricoltura e cose, e questo pericolo a quanto pare è stato scongiurato, anche se non mi risulta che ci sia qualcosa di nero su bianco, diciamo, già determinato da parte del commissario di revoca della delibera che aveva precedentemente fatto. Sul tappeto restano le problematiche sempre relative al consorzio di bonifica, relative all'emissione di ruoli in pagamento. Dal 2016 al 2020 stanno arrivando le cartelle agli agricoltori di tutti questi anni, tutti assieme. Se può l'amministrazione comunale intervenire anche in tal senso, perché è giusto pagare il dovuto, però vale, i tempi di poter quantomeno trovare le somme per poter pagare. Mettiamo un anno di 6 mesi, fare un piano di rientro che giustamente non deve essere fatto tutto in un colpo, ma fermato in vari anni. Io prendo atto degli sforzi fatti dell'amministrazione, anche se noi abbiamo dimostrato sempre la massima disponibilità anche nel far svolgere questo consiglio comunale, diciamo in tempi brevi, per le necessità che avevano gli uffici. Alcune volte non abbiamo avuto riscontro a questa nostra disponibilità. In particolar modo io, quando è stato discusso il bilancio del consiglio comunale, avevo esortato l'amministrazione a prevedere l'aumento orario, quando c'era un capitolo che stabiliva l'integrazione dei lavoratori del comune, avevo esortato che fosse spalmato anche l'aumento orario al corpo dei vigili urbani, quando ritengo che sia un corpo che vada molto attenzionato, perché il Ribera ha bisogno di un po' di ordine, quindi ci vuole un corpo dei vigili urbani efficace ed efficiente e soprattutto presente, perché sono pochissimi i vigili urbani ad oggi in servizio, e quindi aumentare l'orario di questi che sono in servizio garantirebbe maggiore presenza, che effettivamente necessita. Io poco fa sono salito in piazza, tutte le macchine parcheggiate in doppia fila, si passa a stento con una macchina, non può continuare questo andazzo a Ribera. Cioè, gente che chiede passaggio qua dice sempre che siamo nel far west, e hanno una ragione. Grazie consigliere Mulè. Sindaco vuole rispondere all'interpellanza. Sì, relativamente alla interpellanza stretta, ma poi anche alle considerazioni finali di altra natura, il consigliere Mulè sa, intanto prima di rispondere, se mi è concesso, io mi associo, lo avevo già fatto con un comunicato stampa insieme all'intera amministrazione comunale, al cordoglio per la morte, la perdita del presidente Riccardo Savona, così come ha ricordato il presidente Costa, uomo di spesso umano, di grande competenza, capacità e lunga militanza all'interno del centrodestra, e ha rappresentato una vera istituzione, un punto di riferimento per non soltanto la commissione bilancio, ma per l'intera assemblea regionale siciliana, essendo uno dei decani, uno dei più anziani e competenti parlamentari della regione Sicilia. Relativamente all'interpellanza, il consigliere pure sa, perché è stato informato immediatamente di questo ed era stato concordato anche in un incontro in commissione agricoltura, il sindaco, il sottoscritto, insieme al presidente del consiglio, nell'immediatezza di quella nota che ha allarmato non poco il mondo agricolo, abbiamo chiesto un incontro insieme agli altri sindaci del comprensorio, all'assessore all'agricoltura, alla presenza del commissario
straordinario del consorzio di bonifica dottore Garofalo, incontro che si è tenuto a Palermo nel dipartimento, al Dipartimento Agricoltura, alla presenza dell'assessore, alla presenza del commissario dottor Garofalo, di tutti, o quasi tutti i sindaci del comprensorio e del nostro Presidente del Consiglio e di alcuni consiglieri comunali. In quell'occasione avevo invitato anche il consigliere Amulè, sapendo che si trovava a Palermo per la manifestazione alla Coldiretti, a partecipare. E la risposta è stata immediata, perché quel giorno stesso l'assessore Scilla all'agricoltura e il commissario Garofalo hanno comunicato ufficialmente che era stata già approvata una delibera di giunta che prevedeva assolutamente, ma di questo è stata data ampia notizia con comunicati stampa, che quell'aumento non era assolutamente, era stato assolutamente cancellato, non aveva alcuna efficacia quella nota, e addirittura in quell'occasione l'assessore Scilla ha comunicato che per quanto riguarda le cartelle del 2020, siccome c'è il contributo Covid da parte dello Stato, quel contributo andrà a coprire il 50% delle cartelle, e con il rimanente 50% ci si è impegnati, avevano scritto in un atto deliberativo, a fare opere di miglioramento nelle condotte irrigue. Per quanto riguarda invece il fatto che sono state notificate tutte le cartelle dal 2016 al 2019, il sottoscritto anche in quell'occasione, e anche di quello è stata data ampia diffusione, ha chiesto una audizione in Commissione Agricoltura Attività Produttive, che è stata concessa, nella quale è stato sollevato questo problema relativo al fatto che sono state notificate in un breve lasso di tempo tutte le annualità dal 2016 al 2019, chiedendo con forza, ed è stato verbalizzato e si è chiesto al Presidente Ragusa e tutti i membri della Commissione Agricoltura Attività Produttiva, alla presenza anche di altri sindaci, che venissero sospese in questa fase ed eventualmente annullate, visto la grave crisi che affronta il comparto agricolo. Relativamente ad altre problematiche che il consigliere Mulè sa, perché ogni volta è coinvolto insieme alla Commissione Agricoltura ed altri consiglieri comunali, insieme ai sindaci del comprensorio, si è risolto il problema. Anche il terzo punto che è stato affrontato e risolto è quello del rilancio in una zona nostra che non è servita da condotte idriche e quindi dal sistema del consorzio per poter irrigare, il rilancio di un quantitativo di acqua che potesse servire anche a questi nostri imprenditori agricoli, circa 300 ettari di terreno, quindi grosse aziende che rischiavano di non poter irrigare in questa fase critica e con questo caldo i loro terreni agricoli. Anche quello è stato chiesto ed ottenuto sia con l'autorità di bacino che con l'ingegnere Cicero dell'Enel, che può dare conferma il consigliere Siracusa, che ha partecipato anche lui a delle riunioni. È stata rilanciata l'acqua, che ha concesso non soltanto alla parte alta, un territorio di Villafranca, di Burgio e di Lucca, di irrigazione, ma anche nella parte bassa, tanto per intenderci, se ci sono agricoltori, imprenditori agricoli che ci ascoltano, ma anche per i presenti, dalla Palma in giù, cioè nella parte più bassa, consentire che il rilascio di un certo quantitativo, quello necessario, di acqua, potesse consentire anche a queste aziende agricole di poter irrigare i loro terreni. Quindi, consigliere Mulè, si è stati non solo soverti, ma si è anche anticipato i tempi in maniera immediata, facendo quello che era giusto e necessario fare, coinvolgendo i sindaci del comprensorio, coinvolgendo i consiglieri comunali del comprensorio, e i risultati sono stati ottenuti. La risposta da parte dell'assessore Scilla, da parte dei vertici del consorzio, è stata immediata. Sul problema delle bollette notificate, ripeto, c'è stata una mia presa di posizione ferma, determinata, ci sono gli atti e le registrazioni in Commissione Agricoltura e Attività Produttive, dove ho sollevato questo problema chiedendo che venissero sospese in questa fase e valutare eventualmente la possibilità, considerato, ripeto, la grave crisi economico-sociale
che si sta attraversando nel nostro territorio l'eventuale annullamento o parziale annullamento delle stesse. Per quanto riguarda fuori interpellanza la vicenda dei vigili urbani, noi abbiamo questa carenza di vigili urbani che ci siamo ritrovati perché abbiamo un organico della Polizia Municipale ridotto ai minimi termini. L'amministrazione dal momento del suo insediamento ha fatto, non potendo fare assunzioni per i vincoli, i parametri che purtroppo sono stati sforati in passato, che non ci permettono di fare assunzioni fino a tutto il 2023, abbiamo fatto diversi atti di interpello chiedendo a dipendenti comunali stabilizzati, eventualmente con un aumento di stipendio, di poter partecipare e andare a riempire in parte questa carenza di organico della Polizia Municipale. Sono stati fatti, non ricordo esattamente se due o tre atti di interpello, sono andati in deserti e nessuno ha partecipato. Relativamente all'integrazione abbiamo stanziato, ci erano trovati oltre al finanziamento della prefettura per un progetto che abbiamo chiesto, per il quale abbiamo ottenuto il finanziamento, altre 4.000 euro nel bilancio che potevano servire anche per un breve periodo di tempo, quello riguardante l'estate, il periodo estivo, perché sappiamo che vengono non soltanto i turisti, ma tanti anche gente, paesani nostri trasferiti da tempo al nord a ritrovare e avere il piacere di tornare alle famiglie nella terra di origine. E anche là abbiamo avuto l'incontro, ma nessuno ha accettato di sposare questo progetto. Molti hanno detto che chiaramente anche loro hanno diritto alle ferie, quindi che non hanno aderito a questa proposta di poter aumentare con un'integrazione oraria il servizio agli stessi per poter, ripeto, aumentare questo deficitario organico della Polizia Municipale. Non ci fermeremo qua. Faremo altri tipi di interventi per cercare di intervenire in questo settore perché è indispensabile, tant'è vero che abbiamo dovuto fare una convenzione con un'associazione di volontari della Protezione Civile per poter garantire anche a Seccagrande uno sviluppo ordinato quanto più possibile anche delle serate, degli ingressi, delle uscite, considerato che abbiamo previsto la zona ZTL. Pertanto, su tutte queste problematiche sollevate, come lei può ben eventualmente verificare, così come ha già fatto relativamente ai problemi legati all'irrigazione, al consorzio di bonifiche e quindi al comparto agricolo, è stato immediatamente l'amministrazione, il sottoscritto, il Presidente del Consiglio, ci siamo dati immediatamente da fare con risultati tangibili, perché i risultati si sono ottenuti e ci sono gli atti deliberativi. La Giunta ha deliberato, al di là della revoca da parte del commissario della nota che ha fatto, che tra l'altro nella nota in un passaggio era scritto che eventualmente in quel momento era stato previsto per pareggiare le voci di bilancio. In realtà, se fossero stati coperti dalla Regione Siciliana, il governo regionale è stato sensibile, in particolare l'assessore all'agricoltura, il problema è stato affrontato e risolto. Ma sui problemi dell'agricoltura e del settore irriguo è chiaro che bisogna stare attenti e vigilare, perché sappiamo quanto vetusta è la rete irrigua del nostro comprensorio e dobbiamo assolutamente sollecitare non soltanto io come sindaco di Ribera e noi come consesso consiliare, ma anche gli altri comuni del comprensorio, perché si attivino le procedure di presentazione dei progetti per ottenere i necessari finanziamenti. Uno è stato ottenuto, lo voglio comunicare, l'avevo già anticipato anche con una nota scritta, una nota stampa, di 10 milioni di euro, che prevede anche quello un rafforzamento, un rifacimento di rete idrica. Ma sul problema irriguo bisogna assolutamente stare attenti e vigilare, non soltanto nel periodo estivo, ma anche nella proprio in quasi alla stagione autunnale. E tante sono state le richieste, gli incontri, anche relativamente alla famosa bretella Gammauta Castello, che sul quale ho invitato il Presidente Musumeci e il Governo regionale, e si continuerà ad insistere eventualmente con il nuovo governo di andare a guidare la Regione Siciliana, perché si possa ottenere questo quantitativo di acqua necessaria, così da rivedere eventualmente la convenzione tra Enel e
regione siciliana, il consorzio di bonifica, perché nei periodi invernali che vanno da novembre a febbraio si possa mandare quanto più acqua possibile per immagazzinarla nella nostra diga Castello. Infine voglio ringraziare, relativamente ai punti all'ordine del giorno, tutti l'intero Consiglio Comunale presenti che hanno votato gli strumenti finanziari che oggi sono venuti all'attenzione, strumenti finanziari che ci fanno ben sperare, perché dopo un disavanzo iniziale approvato da questa amministrazione di 2.700.000 euro abbiamo sentito dalla voce del nostro responsabile del settore finanziario che chiudiamo con un avanzo di 300.000 euro, quindi diciamo più di 300.000 euro, quindi diciamo che l'amministrazione si è distinta per risanare le casse del comune. Questo ci permetterà di svincolare somme che potranno andare a vantaggio dei servizi e degli investimenti da garantire alla nostra comunità. Quindi grazie a tutti i presenti per aver esitato favorevolmente i punti odierni all'ordine del giorno. Sì, io volevo prima di chiudere ringraziare Capigruppo e tutti i consiglieri comunali per la disponibilità nel rendere celeri, veloci, efficienti e ottimizzare i lavori di questo Consiglio Comunale. E a tal proposito vi invito pure appena dopo la chiusura ad attardarvi qualche minuto, perché abbiamo l'esigenza di fare un ulteriore consiglio comunale urgente entro il 31 di questo mese. Posso dichiarare la seduta sciolta, a presto.